una nuova branca della chirurgia plastica, la chirurgia plastica rigenerativa. Professore, intanto ci spiega che cos'è e a cosa serve? La chirurgia plastica rigenerativa è una nuova branca minimamente invasiva della chirurgia plastica che consente di sfruttare le proprie cellule e i propri tessuti per andare a rimodellare delle aree del corpo che necessitano di miglioramento. Tra questi tessuti, fondamentale ruolo è svolto dal grasso. Per chi è indicato questo tipo di intervento? È indicato sia per gli uomini che per le donne, sia per questioni ricostruttive che per questioni estetiche, per l'aumento del volume del seno, quindi come valida alternativa alle protesi, o per l'aumento del volume del gluteo, o anche per il rimodellamento dei profili del volto. La chirurgia plastica rigenerativa. Nel caso del tessuto adiposo dobbiamo eseguire un piccolo e minimamente invasivo prelievo di grasso. Il tessuto adiposo viene sottoposto a una procedura di purificazione, quindi attraverso centrifugazione e filtrazione, per poi essere reinnestato attraverso delle piccole infiltrazioni nelle aree deficitarie. Per concludere, professore, a chi sconsiglierebbe questa procedura? Donne in gravidanza, durante il periodo dell'allattamento e soprattutto a quelle persone che non hanno delle adiposità localizzate tali per consentire il prelievo delle giuste quantità di grasso. Inoltre, lo ricordiamo, non tutti i pazienti possono sottoporsi a questo tipo di procedure, poiché devono essere vagliati attraverso degli esami preoperatori dei criteri di idoneità.